Si chiama Matias Bocconi, è un uomo che vive a Buenos Aires, nella capitale dell'Argentina, però ha origini italiane, da come si legge nel web, ed è stato salvato dalla sua squadra del cuore, si chiama il River. Dopo che è riuscito a vincere la Copa Libertadores, la Champions League latinoamericana, andando a battere i Tigres del Messico. In pratica, costui, Matias, avrebbe gridato gol durante una partita di calcio e avrebbe scoperto di avere un tumore. Quella notte ha scoperto in pratica di stare male e a raccontarlo sarebbe stato lui stesso sulla pagina Milionaria, un sito dei tifosi del River. Dopo l'urlo sfrenato per quel gol, Mattias quindi iniziava ad avere una tosse piuttosto persistente che stentava a passare. Per un mese è stato piuttosto male fino a quando ha deciso di rivolgersi ad un medico, ad uno specializzato. Mattias ha scoperto in pratica di avere un cancro e ha iniziato quindi la chemioterapia. La malattia stava piano piano progredendo, un ritardo nella diagnosi potrebbe stato fatale per lui. Alla fine l'uomo per riuscire a vincere la sua battaglia contro questo male, oggi ha voluto ringraziare la squadra del cuore che in maniera simbolica è riuscita a salvargli la vita. L'esultanza ha fatto sì che si manifestassero i primi sintomi in maniera da poter essere presa per tempo e essere quindi accettata e quindi diagnosticata. Ringrazio per l'ascolto di questo video e per la visione. Questo video non vuole ledere la privacy di Mattias Bocconi, ma solo informare eventuali persone di ciò che sarebbe accaduto. Grazie, un cordiale saluto da me, da voi, Dariano, natore italiano. Questo video ripeto che non vuole ledere la privacy di Mattias. Ciao Mattias, al prossimo video, una buona serata, una buona giornata a voi.